Ciao a tutti belli e brutti, benvenuti o ben ritrovati nel mio canale. Oggi un nuovo video, oggi finalmente parliamo di profumo, parliamo del profumo di Francesca Bianchi e di Tiger Tiger, profumo che io ho adorato sin dal primo spruzzo. Ho avuto la possibilità di poterlo provare attraverso un sample, perché Francesca Bianchi mi aveva inviato un sample, non so se voi mi seguite su Instagram, l'avete sicuramente visto nelle storie oppure su Facebook, insomma, perché ho messo diversi post anche nel nostro gruppo di profumi e quindi appena spruzzato questo profumo mi ha letteralmente conquistata, un profumo per me narcotico, dalle note che io amo, perché in questo profumo troviamo un assoluto di tuberosa, troviamo del miele, troviamo della marmellata. Ma perché Tiger Tiger? Perché questo nome? Perché Francesca Bianchi, ecco qua vi faccio vedere il sample che mi aveva inviato, eccolo qui in anteprima. E perché Tiger Tiger? Perché Francesca Bianchi si è ispirata ad una poesia di William Blake. E tigre, perché la tigre? Perché la tigre è meravigliosa, ma spaventa, fa paura. E quindi questo interessante e affascinante insieme di tra il nome del profumo e quello che è poi in realtà l'anima di questo profumo, da un'anima sicuramente un po' irriverente. Quando troviamo nei profumi un assoluto di tuberosa, sappiamo che la tuberosa da sempre, io vi ho fatto anche un video dove vi parlo di tutti i miei profumi alla tuberosa. La tuberosa è un fiore opulento, un fiore intenso, che nell'antichità addirittura veniva proibito alle giovani fanciulle di sentire il profumo di questo fiore, proprio perché poteva far sì che cadessero in tentazioni particolari, quindi era insomma da evitare. Ma torniamo a Tiger Tiger. Tutti i profumi di Francesca Bianchi li troviamo con questo pack, sono da 30 ml perché sono estratti, ne basta veramente poco. Io ne ho diversi, vi ho parlato spesso dei suoi profumi, o attraverso il profumo che ho acquistato o attraverso i sample, e sono sempre rimasta molto molto entusiasta, quindi sempre piacevolmente sorpresa dai suoi profumi, che si discostano molto da il genere piacione, diciamo così, perché io li trovo molto, tutti molto molto affascinanti. Io dico sempre che lei non sbaglia mai un colpo, riesce sempre a trovare qualcosa di particolare. Mi è stato chiesto se questo profumo rispetto agli altri si discosta un po' dagli altri, dove magari la nota animalica nei precedenti profumi era più intensa e più irriverente. Sicuramente lui un po' si discosta, ma perché in questo profumo riusciamo poi a ritrovarci delle note floreali molto intense, un floreale bianco molto intenso, talmente intenso che addirittura io per un attimo ho pensato che all'interno di questo profumo ci potesse essere della datura, invece non c'è della datura, ma questi fiori bianchi che vengono accompagnati comunque da del miele, del cuoio, dell'oud, ma non è un oud che sovrasta, all'interno hanno oud, poi coprono tutto il resto. Qui no, qui è bilanciato veramente meravigliosamente bene, riusciamo a sentire il tripudio dei fiori bianchi, del miele, della marmellata che addolcisce ma non rende né dolce né stucchevole questo profumo, e del cuoio che lo rende adatto veramente a chi ama questo genere di profumi. Quindi la sensualità e l'audacia viene sempre fuori, e secondo me è una sua prerogativa, riesce a tirar fuori in ogni profumo quella chiave sensuale un po' misteriosa, un po' intrigante, proprio come un po' come una tigre, no? Che ha questo suo fare un po' magnetico, e quindi
che ha questo suo fare un po' magnetico, ma allo stesso tempo ci spaventa. Questo è un profumo, secondo me, narcotico, molto magnetico, perché chi ci sta accanto lo percepisce e riesce a percepirlo molto bene, visto che è un profumo da una fortissima personalità. Ma ripeto, secondo me tutti i profumi di Francesca Bianchi sono profumi da una forte personalità, da chi ama usare, da chi non vuole passare inosservato. In particolar modo questo profumo assume questa chiave, mentre tutti quelli che ho, parlando sempre ovviamente dei profumi di Francesca Bianchi, sono sensuali, sono un po' animalici. Qui, oltre alla chiave sensuale, c'è proprio una chiave narcotica, che stai lì e ti annusi perché proprio questa sensazione un po' di essere talmente narcotico che staresti lì ore ed ore a sentirti questa fragranza floreale, dolce, intensa, sicuramente con una chiave molto audace, come tutti i suoi profumi, come vi dicevo, e da una sfumatura dolce, dolce data proprio dalla marmellata e dal miele. Io amo tantissimo i profumi, sapete, al miele, amo tanto i profumi alla tuberosa. Quando ho letto le note di questo profumo mi sono detta per un istante, ho detto: ma hai pensato a me? Di la verità, hai pensato a me quando hai deciso di fare questa fragranza? Perché racchiudono proprio tutte le mie note preferite, racchiudono proprio l'essenza di quello che io amo nei profumi. Adoro il miele, adoro la tuberosa, adoro i profumi dolci, ma questo profumo non si può categorizzare come un profumo dolce, perché comunque ha delle note cuoiate, ha delle note floreali molto intense, ha comunque quell'oud che c'è ma non predomina su tutto il resto, rende questa fragranza anche misteriosa, no? Affascinante e misteriosa come il suo nome, oltre che meravigliosamente bella, dà un'intensità assurda. I profumi di Francesca Bianchi sono tutti molto molto intensi, abbiamo veramente pochi spruzzi e ve lo sentite per tutto quanto il giorno eppure oltre. A volte mi capita, magari, perché io sono una che abbonda sempre, no? Con gli spruzzi dei profumi, con i profumi di Francesca Bianchi devo dosarli bene, altrimenti poi esagero e rischio di stordire chi mi sta accanto. Ecco, forse questa è proprio la chiave giusta di questo profumo. Questo è un profumo un po' stordisce, ma nel senso ovviamente magnetico del termine, perché ha proprio questo magnetismo, questa luminosità, perché riesce ad essere questo un profumo magnetico ma molto luminoso, luminoso proprio dato dalla sua nota floreale, ma allo stesso tempo di una sensualità come tutte le sue fragranze, che ti fanno sempre rimanere esterrefatta, perché, come dicevo prima, tutte le sue fragranze hanno sempre qualcosa che te le fa amare, hanno un magnetismo particolare. Questo è un profumo assolutamente, come vi dicevo prima, irriverente, che io adoro portare ovviamente di sera, ma che non disdegno assolutamente di giorno, perché è intenso e quindi lascia la scia. È un profumo assolutamente da scia, che vi sorprenderà. Assolutamente un profumo da sentire, perché per quanto io possa farvi passare, veramente vorrei farvi passare il profumo dall'altra parte, è veramente complesso. Io ho notato una cosa, che quando leggo le note dei profumi di Francesca mi faccio un'idea, quando poi vado a sentire quei profumi è completamente tutta un'altra cosa. Ne parlavo proprio oggi con Carmen Milcoffi,
un bacio, tesoro, perché lei insomma da poco ha preso un profumo e mi ha detto proprio questa cosa, mi ha detto mi aspettavo, non mi aspettavo che potesse essere così bello. Quindi ecco perché vi dicevo che spesso le note non ci fanno ben capire, ben definire come può essere questa fragranza, che racchiusa in poche parole è una fragranza intensa, floreale, assolutissimamente, con questo assoluto di fiori bianchi che sprigiona una dolcezza data dal miele e dalla marmellata e dà un'intensità e una nota decisa data dall'oud e dal cuoio che riescono a bilanciare meravigliosamente bene questo profumo, un'evoluzione meravigliosa e un profumo intenso, adatto, super adatto secondo me anche a questo periodo, anche al Natale che si avvicina, perché spesso tendenzialmente si tende a mettere dei profumi molto intensi, almeno io, nel periodo veramente freddo, quindi super super adatto. In questo periodo mi accorgo che poi nel periodo che si avvicina al Natale tendo ad utilizzare i profumi con una nota di tuberosa molto intensa ed è il suo caso. Quindi se amate questi profumi che vi inebriano e vi avvolgono, vi consiglio assolutamente di sentirlo. E nulla, io spero che questo mio video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, spolliciate in su, fatemi sapere se anche voi come me amate i profumi di Francesca Bianchi, fatemi sapere se avete sentito Tiger Tiger e che cosa ne pensate. Io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio, ciao!